Pronto? Oi, ciao, com'è? Tutto bene? Sì, tutto bene, c'ho già l'impressione che già domani Sì, dovrò rischiare. oh, guarda, ho pensato a un tema interessantissimo per la puntata di oggi. Oggi parleremo del servizio Pellegrino No Problem, va bene? Ok, perfetto, dai. Se no, se te va bene, prendiamo, se no facciamo un altro tema. Allora, per me va bene. Bene, dai. Allora incomincio io e racconto un po' anche quella che era la mia esperienza ai tempi quando me ne occupavo io, così incomincio io. Salve ragazzi, buona giornata a tutti, e Andrea Bruno che vi parla. In questa puntata tratteremo un argomento che in un certo senso è estremamente concernente per quella che è la Russia e tutto quanto gira attorno a questo stupendo paese. Io sono un grandissimo appassionato di Russia e andando in Russia ormai ho un rapporto con la Russia, proprio vissuto sul posto ventennale, posso dire da aver fatto da supporter a tantissimi nostri connazionali che si imbattono nelle problematiche più comuni, ovvero problemi circa immigrazione, circa i visti, circa anche trovare un alloggio, chi va per studio. Io ho sempre dato una mano a tutti quanti. Così anche, diciamo, un po' per scherzo, ma anche un po' per venire incontro alle necessitudini dei nostri connazionali, anni fa aprì un servizio che chiamai Servizio Pellegrino No Problem. Di cosa si tratta il Servizio Pellegrino No Problem? Il Servizio Pellegrino No Problem è un servizio partito per dare un supporto, ovvero un valido aiuto, a tutti i nostri connazionali diretti in Russia. Si sa che vanno lì per i motivi più disparati, ma iniziando a effettuare questo servizio io mi sono reso sempre più conto che gli italiani che vanno in Russia difficilmente sono degli italiani che vanno in Russia realmente perché amano, gli piace questo paese. Molti vanno in Russia per motivi futili, banali, e essendo questa qui la categoria, diciamo, che io chiamo dei pellegrini, sono essenzialmente dei cialtroni che ti fanno perdere tempo. Io per anni ho tenuto in vita questo servizio, però vi devo dire, io ho rischiato di prendere un esaurimento. Proprio c'è gente che veramente ti fa impazzire, gente che ti chiede: mi serve trovare, dovrei trovare questa persona, però so solamente il nome, si chiama Olga, vive a San Pietroburgo. Oppure quello che ne so, gli serve la traduzione del documento della macchina, loro lo mette in contatto con uno del sito che fa le traduzioni, questo mi chiama e diciamo: guarda, quello abbiamo fatto a ping pong con 20 email, poi alla fine mi ha detto che non se ne fa niente, la traduzione non gli serve più. Ma tutta roba, tutta gente che veramente stanno lì, sembra quasi che tu hai tempo da perdere, che ti scrivono, tu gli rispondi: eh no, ma guarda questo com'è, non è che al secondo, il terzo pia, com'è, tutta una roba di email. Io ero arrivato all'apice, io ricevevo 200 email al giorno, figuratevi, tutte email dove io non ci guadagnavo niente perché era tutta gente che ti fa perdere tempo. Figuratevi con che entusiasmo potevo andare a rispondere alle mail provenienti da questa gente qua. Io ho rischiato veramente di impazzire, tutta questa gente qua che veramente ti dà la nausea, tutti i pellegrini, questo, quello che gli avevano rapito il figlio, quello che non gli volevano far vedere il figlio a Mosca, quello che cercava la ragazza perché gli aveva fregato i soldi, tutta gente. Poi alla fine dici: guarda, io il servizio te lo posso, a parte che io di persona, chi mi conosce sa che io sono un grandissimo fancazzista, io di persona non eseguo mai nessun servizio. Io al massimo metto in contatto l'interessato con qualcuno che io reputo una persona onesta, che è in grado di risolvere il problema e che quindi, pagandogli il servizio, si attiva e risolva il problema che ha il cosiddetto pellegrino viaggiatore. Purtroppo, alla fine, quasi nella totalità dei casi, questa qui è gente che veramente non solo ti fa perdere tempo, ma ti racconta cazzate, quasi se le volessero raccontare a loro stessi. Sono cazzate che si raccontano a loro stessi, quasi per convincere se stessi, dicono la cazzata a te, perché, come disse il professor Mancia, il pellegrino, lui vede nell'altro il riflesso delle proprie caratteristiche negative, per cui lui va a cacciare cazzate, spara cazzate all'altro, per convincere se stesso, perché l'altro sarebbe il riflesso della propria negatività. Ecco, io alla fin fine sono schiattato. Servizio Pellegrino No Problem, ragazzi miei, io non lo faccio più. Se avete bisogno di qualcosa, non contattatemi nemmeno. Se per caso mi contattate, io giro. Abbiamo adesso un nostro caro e cortese collaboratore, un nostro utente che da tantissimi anni che ci segue in rete, è un mio anche caro amico. Il Servizio Pellegrino No Problem l'ho delegato a lui, tant'è che oggi mi è arrivato una mail di uno che cercavano un russo a Mosca
mosca che era scomparso un uomo, stranamente io gli ho girato anche lui questa mail qua, e a questo punto passo la parola a Domine Dio, che è la nuova persona che si occupa del servizio Pellegrino No Problem, e chiedo a lui come stanno andando le cose e se ci fa un po' un punto della situazione. Io non so, magari i tempi sono cambiati, magari le cose si sono voltate in un verso diversamente. Allora, Domine Dio, chiedo a te, per quanto riguarda il servizio Pellegrino No Problem, che so che stai facendo, sei attivo su molti fronti, come stanno andando le cose? Ecco, quindi io ho fatto una comunicazione, diciamo, di servizio molto molto stretta, perché mi sono reso conto che quello che tu hai detto, quello che tu hai verificato in passato è fortemente vero. Ci sono persone che cercano ad esempio di far andare 10 mail. Allora dei coglioni, cioè, mamma mia. Sì, che cercano di mandare 10 mail per capire informazioni e nessuno va al punto. Ecco perché, nel senso, da qui la mia strategia di dire: le prime due mail io rispondo, la terza email, se non c'è un'attivazione del sito servizio palese o non c'è un riscontro, un no palese, un sì o un no palese, la mail verrà automaticamente cestinata, anche perché oggettivamente io che cosa faccio per quanto riguarda i visti, ad esempio? Io metto in contatto le persone con degli avvocati che praticamente so quando si conosce i pellegrini che devono far venire, non so, la loro innamorata, la sgrillettata in Italia, sì, ti chiamano, sì, quelli. Poi che cosa succede? Che queste persone, tutto sommato, quelli lì sono i più fancazzari, con quelli lì alla fine o ti fai pagare. Io alla fine dico, ho fatto questa strategia anche perché mi sono reso conto che praticamente che cosa succede, che tutte le volte ti fanno troppe domande per cercare di capire delle informazioni e poi allora la cosa buona qual è? Meglio assolutamente scrivere, perché, cioè, qui parliamoci chiaro, noi facciamo intermediazione con quelli che sono degli studi, delle persone, tutto quanto. Questi studi, queste persone che sono state trovate, sono state trovate dopo una lunga ricerca, anche, diciamo, per motivi personali, leggendo, per dire, confrontandosi anche con la legislazione europea, con la legislazione europea. Come facevo io, se qualcuno ha bisogno, te non è che vai dal primo che ti capita, basi anche in quella che è stata, non so, una tua esperienza personale, qualcosa su raccomandazione, tu lo diroti anche. Per esempio, chi si rivolgeva da me per tanti servizi ha sempre pagato, ma non poco, e vabbè che hanno sempre pagato molto molto meno di quello che gli costavano, so, andando dall'agenzia, perché io su tanti servizi ho sempre schivato le agenzie, andavo direttamente alla fonte e mi serviva questo, quello, che ne so, il telex, un certificato, la traduzione notarile. Io tante volte proprio questi servizi qua li ho fatti proprio con il cuore in mano, perché io lo facevo da appassionato di lusso, ma tante volte se andavo a calcolare i miei costi, il tempo che perdevo, io ero lì, lo facevo proprio per hobby, cioè non è che un servizio che uno gli fa ai pellegrini per andarci a speculare sopra. E poi alla fine c'era ancora gente che ti scriveva 50 mail per una cazzata. Sì, no, ma io non, delle volte non ti scrivono 50 mail per una cazzata, ma molto spesso... Ah, no, telefono, sì, è vero, tante volte ti stanno un'ora, che ti dico, cazzo, un'ora al telefono, chiamata internazionale, tutto, ma non facevi prima a spendere quei 20 euro del servizio, poi stanno lì a vedere 5 euro in più, in meno, c'è, cioè, anche chiederti, magari fai, mi è capitato di fare dei servizi proprio a costo zero, però facendo pagare il costo vivo, ti chiedono lo sconto. Sì, ma poi ci sono anche delle cose, non rispettano ad esempio le leggi di mercato. Le leggi di mercato qual è? Che se tu sei da solo non puoi chiedere uno sconto superiore al 10%, che se tu non porti altri clienti il prezzo non può scendere più. No, ma a me mi è capitato di esservi, per esempio, le agevolazioni perché andavo in Russia, al tele, io proprio guadagno zero, cioè ti chiedono, anche volendo, lo sconto. Io non potevo farlo, perché mi sarebbe stato più giusto dire, guarda, ti do io 10 euro, te li regalo, però tu non mi rompi i coglioni, e ci guadagniamo ancora. Sì, ma infatti, ma non è solo questo, poi delle volte vedi dei casi di persone che, ad esempio, prima tu gli dici che tutto il costo, quanto è il costo dell'operazione, incominciano a dirti è caro, poi magari trovano la grillettata che gli dice ma io conosco quell'amico, quell'altro, finiscono a spendere 10 volte tanto. Mi è capitato a me un caso. Io ho conosciuto uno che aveva la sgrillettata, che prima stava insieme un avvocato, poi adesso è una cosa molto lunga, però alla fin fine il suo marito italiano una volta aveva bisogno di fare qualche servizio a Russia, la sgrillettata gli ha detto guarda
ti metto in contatto con il mio ex ragazzo, di lui ci possiamo fidare perché io lo conosco benissimo. Alla fine, lei messa insieme con quest'altro avvocato qua, mi hanno pippato via una fracca di soldi a questo. Ma per una, è una questione di un affitto, di una roba. Però gli han chiesto, proprio di quelle cifre, ma neanche fosse stato a Manhattan. Sì, ma poi non solo questo, parliamoci chiaro, ci sono delle volte, ad esempio, a me è capitato di una persona che mi ha chiesto, dice, quanto può costare, ad esempio, fare un visto multi-entry annuale, seguendo tutta la procedura. Io gli ho detto il prezzo, insomma, che comunque non può scendere per questioni anche, cioè, di mercato, Ma insomma. perché era per una sgrillettata che va in Italia? Sì, per una sgrillettata, poi ho detto il prezzo, guarda, c'è l'apertura della compagnia, c'è o l'acquisto di una compagnia già esistente sul mercato, c'è l'invito, qui gli studi ti chiedono intorno ai 3.500 euro. Lui Sì, mi fa, guarda, però è caro. confermo Poi perché. dopo che cosa succede? Mi fa, però è caro, però che cosa è successo? Questa persona alla fine ha finito a spenderne 20.000, perché la sgrillettata gli ha detto, ma di quello lì non ci possiamo fidare, ti trovi uno, che questo praticamente gli ha fatto aprire direttamente la ditta, gli ha fatto inserire dentro 5, che molto probabilmente era la stessa sgrillettata a trombarsi, e tutte le volte questo gli ha detto, dico, tu devi pagare, gli ha detto, tu devi pagare 1.000 latte di tasse al mese, e lui a pagare 1.000 latte di tasse al mese devi arrivare a avere un 20.000 euro di Ma 20.000 poi adesso euro. non andiamo a vedere il caso specifico. Ti dico, guarda, io conosco gente talmente tanta che ha i soldi che stava a me a rompere i coglioni per 5 euro per il transfer andare a prendere in aeroporto, 5 euro in più e in meno. Tu parli di una cifra, questo alla fine di una sgrillettata ci ha perso 20.000, si è fatto fregare 20.000 euro o latte. Io ti dico, io so gente che se più, ma molti molti di più se ne fa, cioè roba anche si è fatta, è riuscita a intestare a una ragazza da night, diciamo proprio, ma non da night in Italia che ancora andrebbe bene, proprio da night russo, proprio di basso borgo, mi ha intestato anche proprietà immobiliari, poi mi ha mandato soldi, ma ufo, ma tanti soldi. Poi questo qua era anche uno posizionato bene, la moglie gli ha chiesto il divorzio perché poi l'ha scoperto. Comunque ci sono dentro dei casi, questa gente qui che sta lì che ti sta a vedere 5 euro. Io ragazzi, io con i pellegrini vi dico la verità, quella che è la mia esperienza. Se te ne capita uno sotto mano, tu lo prendi per le caviglie e lo giri sotto sopra e lo strontoni. Dalle tasche tu non gli fuori neanche le monetine, è tutto tempo perso. Poi ti chiamano le cazzate che ti stanno a dire, ti riempiono la testa di cazzate. Cioè Sì, oramai io non sono più un bambino che sta a casa dopo Natale. Ma tutte queste cazzate qua mi hanno dato proprio la nausea. Per cui Patrizio, io ti cedo a te il testimone. A questo punto io non voglio star lì a impazzire, che prima o poi io poi vado via di matto. Te mi conosci. Io già che sono lì, che c'ho tutto, io sono ossessionato, sono come i demoni per me i pellegrini. È come quel gioco che ti arrivano gli zombie, i videogames che ti arrivano gli zombie, e te col fucile a pompa, pam pam, li devi stendere tutti. Per me i pellegrini sono come gli zombie che ti arrivano addosso e col fucile a pompa lì. Alla fin fine io, anche per non fare una strage, prima o poi lì ci sarei andato via di matto, io a questo punto te li do a te sti cazzo di pellegrini, te li hai voluti, te li tieni te, e adesso sono cazzi tua. Sì, no, ma infatti, però io te l'ho detto, ho già messo delle precauzioni. Le prime precauzioni sono la legge delle tre email. La seconda precauzione No, qual è che... no, 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 le tre mail, ti incominciano a telefonare, oppure creano un altro account con un altro indirizzo email, fanno un personaggio e ricominciano da dove erano incominciati e continuano, pam, 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 Ma email, email. io anche in questo caso che cosa ho deciso? Siccome queste persone, come ho detto te, molto spesso diciamo, non li tiri fuori anche di questo, di quello che è il costo legittimo del servizio, anche del lavoro, la prima mail incomincerà sempre dicendo e affermando completamente qual è il costo del servizio e quali sono le informazioni richieste. Si prega di rispondere in tema, punto. E basta, questo è qui, una volta che tu ti assicuro che una volta che tu già gli hai scritto per iniziare il prezzo è questo, alla prima mail tu stai tranquillo che la seconda non ti telefonano più. No, ma anche io ho provato a dire, guardate, se volete il servizio, siate sinceri, chiedetemi un servizio concreto. Se no, 100 mail per non arrivare al dunque, non mi rompete nemmeno me le scatole. Cioè, un'informazione, se volete un'informazione, chiedete su un forum, io lì vi rispondo senza che mi state me personalmente. Sì, no, ma Oh, io ho fatto il fatto. quando gli dici così, hanno il coraggio di scrivere, lei non è un'agenzia seria, lei è una persona come
come si fa a trattare così il cliente? Mi fanno la domanda, poi io gli scrivo, guarda, io non sono, prima di tutto, io non sono un agente, io non sono, io se lo faccio, che vi rispondo, lo faccio di cuore, lo faccio a titolo personale, non sono un agente, io no. Io ho avuto l'agenzia per fare cose a San Pietroburgo, ma mi occupavo di altri livelli, di seminari, convegni, altra cosa, dove lì qualcosa vi dico la verità, ci ho guadagnato. Ma io con sti pellegrini, io non sono né l'agenzia, né ho già capito che lì si riesce a guadagnare qualche cosa. E in più, se tu li tratti come devi trattarli, questi hanno anche coraggio di farti come la romanzina per dire, ma la sua agenzia, ma quale agenzia, che cosa? Se io ti rispondo, lo faccio giusto per farti, è una cortesia che ti sto facendo, se no, se non ti va bene, chiedi nel forum, cerca su internet, vai allora, vai da un avvocato, quello chiede tre volte tanto e non mi stai a me, come direbbero a Roma, non me rompere le coglioni. Sì, no, ma infatti non è che io, infatti la cosa, io parto subito la prima mail, se vedo anche contestazioni, lei non è un'agenzia seria, io prendo, vado, blocco le mail, punto, in modo da segnarlo nella lista degli indesiderati e via, perché è chiaro, insomma, come l'ho specificato nella comunicazione di servizio, qui nel senso si sta facendo intermediazioni per degli studi e si sente sul posto. Se viene percepito dalla seconda email che c'è una perdita di tempo, cestinata, punto. Senza fare tanti sì e tanti ma, perché con queste persone se poi ti rimetti a rispondergli la palla e balzo via, se tu vedi balzo via, invece appena esce una fuori un'email del genere, è chiaro che questa mail del genere verrà immediatamente cestinata, perché è chiaro. Ma tanti questi pellegrini qua me li avevi mandati te, tanti di quelli. Te una volta mi hai dato quello che doveva aprire la pizzeria al trancio, poi ho detto, ma ce l'hai qualcosa che hai da investire? Lui dice, ma io attualmente non c'ho niente, cioè sei venuto fino qua e tutto, poi alla fine del tema la pizza al trancio, sai che come minimo 10.000 euro ce li hai da mettere, per una... poi 10.000 euro è proprio è il costo di c'era quello che aveva tutto il volto sfigurato, il camionista, quello... c'era anche un'altra persona, le faccio un esempio, alcune persone che hanno anche dato di matto per la brogna e che quelli lì che vanno di matto, che arrivano qua, che sono lì che ti dicono no ma io non c'ho soldi. Allora, prima di tutto dico, ma vieni qui perché vuoi fare un investimento all'estero, non c'è soldi. Poi dopo, chissà come mai, vieni a sapere che vanno a mignotte tutte le sere queste, uno, due, poi le pagano. Ma poi non solo quello che vanno a mignotte, dico, tutte le sere, ma che praticamente poi cominciano a dare di matto, a sparacazzate, magari fino all'altro giorno, che ne so, hanno rubato ai fischi, all'ufficio fiscale di mezzo mondo, poi per dirti ti vengono a dire che... Se una volta me ne hai mandato uno... No, ma me lo ricordo, una volta me ne hai mandato anche uno così, che poi ho saltato fuori anche che era una persona poco di buono, che era ricercato anche dall'ufficio delle imposte, compagnia bella, che aveva fregato un sacco, ma sì, mi sembra che si parlava già forse di 1-2 milioni. Me ne hai mandato uno di così, che io ho detto, adesso io questo cretino qua chiamo la polizia, gli faccio, chiamo l'Interpol, lo segnalo. Ma ti arriva anche sta gente qua, e poi sono lì che poi questo qua, da quello che avevo capito io, poi si è fatto fregare tutti i soldi, da li ha spesi tutti a puttane questi soldi. Ma te lo conoscevi anche te, se non mi sbaglio, perché questo qua mi ha detto che ti conosceva. Sì, lo conoscevo anche io, sì. Poi dopo cos'è successo? La storia che è finito in mezzo a una storia con delle prostitute. Infatti mi ha detto che questo si è venduto anche un paio di appartamenti che aveva nascosto al fisco, e adesso mi hanno detto che se li sta spendendo tutti a puttane. Cioè ormai l'hanno visto che stava raschiando il fondo del barile, si è mangiato via tutto da 2 milioni che aveva. Sì, ma ci sono questi tipi che sono di più. Qui non mandare neanche più, fammi la cortesia, questo qua non mandarmeli nemmeno. No, lo so, l'unica cosa, sai qual è, che il discorso che bisogna avere anche sempre l'uscire, siccome si manifestano di solito sotto le più varie forme, bisogna fare una specie di filtro, insomma, per eliminarli. Te me ne hai mandati, c'era anche quello, il camionista, quello con tutta la faccia buterata, quello sfigurato, perché voi ragazzi che ci sentite non l'avete visto, questo qua sembrava proprio, cioè a confronto Frankenstein non era niente, cioè proprio tutto questo qui sembrava, aveva la pelle come Noriega, faccia d'ananas, tutta butterata così, e questo diceva ma io qui adesso Andrea non riesci a cercarmi te una ragazza, io vorrei farmi una fidanzatina, cioè uno di 50 e passa anni con la faccia tutta sfigurata dalla diossia, non so, quello gli era successo qualche cosa a confronto, ma io ho un po' così, ho proprio muro, ho detto ma questo qua, domino Dio, deve mandare tutti questi gente psicopatica. Questa qui neanche una puttana ci andava con quello lì. Ah, chiaro, poi l'ho imparato a selezionarle.
ho imparato a selezionarli e quindi ho, diciamo, a te ti contattano, diciamo che adesso come adesso, diciamo, dalle prime fasi, rispetto alle prime fasi iniziali, il numero di mail è drasticamente diminuito a 3 al giorno. Dopo che hai postato quella mail in cui dicevi praticamente astenersi per sperare di tempo, tanti non hanno coraggio di contattarti. Sì, dopo non hanno, perché anche sì, esatto, non hanno nemmeno il coraggio di contattarmi, perché quello, diciamo, è l'unico sistema possibile per diciamo tenerli fuori, in modo riduci le mail, chi ti scrive interessato, e c'è già anche, si arriva anche, diciamo, a un pagamento, si arriva anche a un pagamento molto molto celere. Poi c'è da dire che i pellegrini ho avuto l'occasione di trovarmi a lavorare con dei turchi, e i turchi c'è da dire che rispetto, no, ma i turchi sono dei signori confronto agli italiani. Il turco è pellegrino, però è consapevole, e quando uno è consapevole di essere pellegrino, metà della malattia è già guarita, te lo dico io. Sì, no, ma infatti poi oltretutto sanno benissimo, ti dicono: mi serve che mi fa venire una di queste, mi serve per far venire una di queste troie, perché poi mi ha fatto, cioè, faccio viaggi d'affari, un turco, faccio viaggi d'affari, per viaggi d'affari me la spedisci, io ho una moglie e 2 figli in Turchia, però quando vado fuori me la spedisci, che mi fa andare, me la tieni qui al caldo. Poi quando la vedi, già dalla foto, quando ti vedi la foto, dici: questo qua è un mignotone, lo vedi col tigrato, vestita. Sì, poi delle volte non solo il tigrato, ma anche non solo il tigrato, ma anche oltre al tigrato c'è di mezzo anche tutta una serie di cose, tipo, che ne so, il cappotto di volpe, oppure pantaloni tigrato, maglietta zebrata, stivali bianchi sopra con collanone, con collanone esterno, brillini anche sulle unghie dei piedi, cioè dei se con l'abbozzo silicone, quelli lì, no, ma lo so, io lo so e conosco benissimo queste situazioni qua. Questi qua vanno, ma la tirano fuori dal mato, proprio se la vanno a scegliere. Sì, esatto, cioè sembrano di quelli soggetti che c'è scritto Troia in testa. Se poi ti vai, il mio amoruccio o Andrea, amico mio, fammi la cosa, non riesci a interessarti, che documenti servono, io vorrei farla venire in Italia, la vorrei far studiare in Italia, lei è proprio una brava ragazza. Io, sì, si vede che è una brava ragazza, guarda, ci mettiamo la firma. Sì, no, ma infatti si vede, poi magari scopri che, ne so, c'aveva delle situazioni con, delle volte che faceva anche le orge con 10 cristiani, 10 persone là dentro, 10 uomini. Ma una volta me ne è capitata una, che io, siccome mi era capitato, era stata da me, no, perché io volevo vedere, quello lui la voleva portare in Italia, ho detto: guarda, guardo che documenti ha lei, in che situazione è, poi sento, chiamo l'ufficio visti e chiedo come meglio per fare un visto turistico, così non credo ci siano problemi. Quando mi ha dato passaporto, questa era stata sposata già 4 volte e aveva avuto 30 anni, massimo 30 anni, era già stata sposata 4 volte, e quello lì, il cornuto, non sapeva niente, anzi era appena tornata poi da un viaggio, io l'avevo conosciuta a San Pietroburgo, da un viaggio fatto in quelle isole a sud dell'Italia, nel Mediterraneo, dove si parla inglese, non mi ricordo il nome. Malta. Sì, appena tornata da Malta, è andata lì con un siciliano. Sì, no, ma... innamorato, mi chiamava a casa, perché poi la mia ragazza, poi adesso quando torna, è andata con la mamma in ferie, quando torna poi vorrei far venire qualche giorno da me. Sì, io, a me mi so capitare anche delle situazioni in cui lui mi ha contattato, perché lei diceva che la mamma stava, che la mamma di lei, le ha detto che la mamma di lei stava male, gli sentivano i soldi, della cosiddetta sua ragazza, ovvero la ragazza di tutti. Sì, quando già quelli che ti chiamano ti dicono la mia ragazza, quella mia ragazza, già il mio cervello ormai ha quell'automatismo che quelle parole lì te le cambia con la ragazza di tutti. Sì, la ragazza di tutti, questa qui, per cosa praticamente la gli ha chiesto una storia molto divertente, perché lei gli chiese i soldi per la mamma, lui uscì fuori, gli diede 10.000 euro e lei girò questi 10.000 euro all'amante. Sì, ma ne ha chiesti anche pochi, c'è un soldo, no, di era una ragazza, sai, era una ragazza di campagna, quindi praticamente se ne chiedeva pochi era anche perché non c'aveva, sai com'è, insomma, valutazioni, e lei ha girato questi 10.000 euro direttamente all'amante. Che poi, fra l'altro, questa storia fu divertente perché sia il marito, il presunto marito, che il cornuto, cioè che sia il cornuto che l'amante, erano tutti e due italiani anche.
anzi addirittura pure sembra addirittura l'amante era di quell'ex marito di lei che praticamente cosa faceva? Gli ha detto Oh, che adesso guarda, sai che io mi sa che io questo qua io lo conosco, cioè, anzi, che mi dici una storia così io l'ho già sentita, io lo conosco questo. Sì, probabile, è probabile che non lo conosci, che lo conosci pure te, però è stata una storia molto divertente. Dico, l'ex marito di questa poi ha detto tutta una serie, poi come fa? Dice, ma lei mi ha detto la mamma è stata male, guarda, dall'investigazione risulta che quello stato fittiziamente male era l'ex, quello è stato l'ex marito italiano che lei, a cui lei ha detto, Sì, ma ecco. lei per sbaglio era un siciliano quello con cui lei è andata a farsi prestare i soldi da dare all'altro, Sì, era un siciliano, era un no? No, ma allora ho siciliano capito. e l'altro era pugliese. E questi qui praticamente hanno fatto questo, questa ragazza ha fatto questo giro perché il pugliese poi gli ha detto chiaro e tondo, dice se tu vuoi fare la troia va bene, basta che mi fai guadagnare, accetto divorzi e tutto quello che ti pare, basta che che cazzo di risate. Vabbè, adesso non andiamo in caso specifico, anche perché non abbiamo più tempo, la puntata sta per terminare, il nostro tempo a disposizione non è mai finito. Allora, come ultima domanda, e mi devi rispondere nella maniera più sincera, ti è capitato già qualche caso emblematico con questo servizio Pellegrino? Qual è la richiesta più assurda che ti è arrivata? Ce ne sono state tante di richieste più Sì, assurde, ma una tipo che è quella più interessante. quella più interessante è stata, diciamo, del soggetto che provava con me, che mi chiedeva di poter contrattare con gli studi avvocatici una riduzione del prezzo e poi è finito, diciamo, a farsi spennare dall'amichetto della ragazza di tutti. Vabbè, sono quelli lì, sono quelli lì. Sì, infatti, ma la cosa emblematica di questi qua, che stanno lì a guardare anche le monetine, poi dopo la loro cosiddetta mia ragazza gli dice, no, guarda, io ho l'amico di famiglia, che poi è sempre il figlio di qualche generale sovietico, qualche minchiata gli racconta. E poi vanno da questi qui e si fanno palpare giù di brutto, ci lasciano anche le penne. Ok, ragazzi, la nostra puntata a questo punto è finita. Se avete bisogno di qualsiasi cosa tramite il sito internet o per diretta persona potete contattare Domine Dio, lo trovate anche su Facebook. Mi raccomando, a me non state più a rompere le scatole più di tanto, io non offro più nessun tipo di servizio in internet, sulla rete. Il mio aiuto che posso dare ve lo do nel forum. Se qualcuno interessa qualche informazione, cerca qualsiasi cosa, io gli do una mano più che volentieri, però scrivete nel forum, scrivete a me personalmente. Se invece l'aiuto che vi serve a voi è un aiuto dal punto di vista professionale, potete contattare Domine Dio, lui sarà più che lieto di dare una mano a tutti quanti voi per quello che è il suo servizio di consulenza. Buona serata a tutti. Buonasera, arrivederci.